L'ISPRA, in collaborazione con l'Università La Sapienza di Roma, ha condotto un'indagine, più precisamente una ricerca intervento, sulle attuali conoscenze nel campo delle radiazioni ionizzanti. In altri termini, si tratta di una campagna di comunicazione per informare la popolazione sui danni da esposizione a sorgenti radioattive, sia di origine artificiale che naturale. L'indagine, scaturita da una convenzione con il Ministero dell'Ambiente, è stata progettata nel Lazio e indirizzata ad un target di giovani tra i 14 e i 19 anni. I risultati della ricerca sono stati raccolti in un libro presentato a Roma presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza. Ricerca, università e attualità. Qual è il contributo dello studio sulle conoscenze giovanili sulle radiazioni ionizzanti? Intanto il sostantivo attualità ha un grande vantaggio, quello di dimostrare che i ricercatori accademici o generalmente anche semplicemente quelli scientifici hanno un obbligo di dialogare con il loro tempo, non possono pensare di estraniarsi dalle passioni, dai dolori e dai dubbi e dalle percezioni del rischio, così entriamo nel merito, che caratterizzano le ondate emotive, le ondate anche non solo emotive ma anche razionali di gestione della vita e dei progetti di felicità che l'uomo ha. In questo caso noi abbiamo offerto un modello quasi limpido di collaborazione interistituzionale, perché in questa ricerca, che ha un tema complicato, quindi se non ci fosse un supplemento di energia morale da parte delle istituzioni dell'Accademia sarebbe rimasto sepolto, noi abbiamo attuato una collaborazione con l'ISPRA e una collaborazione con il Ministero dell'Ambiente, quindi con tutti i soggetti, oltre che con le scuole, che in qualche modo hanno una un principio di responsabilità istituzionale su temi di questo genere come le radiazioni ionizzanti. Ci piace il patrocinio scientifico collegiale, quella che si chiama, con una parola apparentemente difficile, la collaborazione interistituzionale, ma ci piace anche il modo di impattare sulla società civile. Cos'è la società civile? È quella parte di mondo che noi consideriamo sempre altra rispetto a chi prende le decisioni, quindi la scuola, le famiglie, la società della vita quotidiana, il pubblico dei media. Non dico che abbiamo acchiappato tutti, ma abbiamo certamente usato come bersagli principali le scuole, cioè il momento in cui i soggetti si formano delle conoscenze, e implicitamente la società, perché i ragazzi hanno parlato con i genitori e quindi il tema di un rischio naturale, non legato alla cattiva gestione delle risorse, ma alla costruzione dell'ambiente naturale, è diventato un elemento di discussione e di dibattito persino nelle case degli italiani. Ci sembra che questo, a partire da un'esperienza regionale, sia un modello virtuoso. Questo è un successo, e quali sfide però ci attendono per il futuro? Essere coerenti con questo modello, bisogna fare in modo che questo tipo di collaborazione interistituzionale non sia una mosca bianca, non sia merito di docenti e un gruppo di ricercatori virtuosi, ma che sia lo standard, il modo di funzionare della vita pubblica e della politica. Direi che però la seconda sfida è quella di dimostrare che l'investimento sulla ricerca riduce il rischio, riduce la paura e quindi apre alla cultura e apre alla speranza per il futuro. Professor Maglio Maggi, di ISPRA, uno degli autori e curatori del volume Le conoscenze giovanili sulle radiazioni ionizzanti. Qual è l'essenza di questo studio? A che cosa serve questo studio? Diciamo che intanto questo studio scaturisce da un programma che fa parte, diciamo come derivato, di una convenzione tra l'allora APAT, attualmente ISPRA, e Ministero dell'Ambiente del fine 2006, che prevedeva appunto una linea di attività di prevenzione dai rischi dell'esposizione a radiazioni ionizzanti. In sostanza noi l'abbiamo interpretata come l'esigenza, come la necessità di sviluppare un programma per la messa a punto e la sperimentazione di strategie comunicative efficaci per la diffusione di contenuti tematici in materia di rischio radiologico. Dai risultati di questo studio
è emerso che indubbiamente in Italia c'è molta sensibilità su questo tema, ma dire sensibilità non implica dire automaticamente che c'è conoscenza diretta anche sulla natura delle cose, sulla natura, perché poi la natura dei problemi sostanzialmente è nella natura delle cose stesse. Quindi l'ISPRA come organo di controllo ha valutato e ha partecipato costruttivamente a questo, questa ricerca, attività di ricerca e intervento, proprio perché è molto consonante con questa funzione di approccio indipendente e trasparente alla, diciamo, all'informazione in questo campo. È importantissimo e un processo è favorire questa diffusività dell'informazione e della conoscenza nel campo della radioattività, che è naturale ma è anche artificiale. È un aspetto che oggi, dopo gli esiti referendari, va indubbiamente guardando al futuro, ovviamente anche indubbiamente tenuto presente, è il fatto che bisogna evitare che queste problematiche ripassino nel dimenticatoio, rientrino nel cassetto, anche perché nel cancellare il nucleare che non c'è, c'è da gestire ancora il nucleare che c'è, cioè siamo un paese che viene da un pregresso programma nucleare con notevoli problemi dal punto di vista della soluzione, della gestione delle pregresse scorie, tutti problemi tecnicamente risolvibili, sia ben chiaro, però che meritano una continua attenzione anche per il futuro. E ovviamente iniziative di diffusività dell'informazione come queste non possono far altro che favorire una coscienza generale sui problemi, che non sono solo in Italia, ma restiamo sempre un paese che ha ai confini molte installazioni nucleari, e il piano nazionale che noi abbiamo di emergenza assume a riferimento questi paesi. Quindi la conoscenza sulla natura delle cose, della radioattività, deve diventare sempre di più un patrimonio comune.